Gianni Colacione dall'undicesimo congresso di Radicali Italiani. Siamo in compagnia, siamo alla terza giornata e siamo in compagnia di Franco Levi, militante storico, direi preistorico, io aggiungerei anche epico. Franco, sei intervenuto, interverrai e di cosa ci parlerai? Vi parlo della trivoluzione. Ho sentito con dolore, oggi in Sardegna hanno dato un altro giro di vite alla garrotta della Alcoa, perché l'energia elettrica in Italia costa troppo e l'alluminio prodotto lì era non competitivo rispetto all'estero. Adesso succede che i nostri amici Massimo Ippolito Grifo aveva proposto di mettere uno dei suoi aquiloni sequoia, Kite Gain, sopra la Sardegna, e questo avrebbe dato alla Sardegna energia elettrica a prezzo bassissimo e avrebbe così evitata la chiusura dell'Alcoa. Niet, i concorrenti mafiosi della Alcoa, che sono gli sfruttatori di schiavi in Cina soprattutto, hanno ottenuto dai loro soci mafiosi in tutto il mondo, anche in Sardegna, il banditismo antisardo, che o l'Alcoa continuava a prendere elettricità dall'Enel e affini o chiudeva. Così chiude, quando con le nuove tecnologie, che sono tutte componenti e non sono la panacea nessuna e forse neanche tutte insieme, però c'è chi stimola il fratricidio tra i sostenitori dell'eolico di stratosfera, gli aquiloni sequoia, Kite Gain, Massimo Ippolito Grifo, i tifosi come me della fusione fredda, e così ci sono gli amici di Har, Husserl, Andrea Rossi, favorevoli a ECAT, Gatto Einstein Energy Catalyst, che dicono che gli aquiloni sequoie, prelevando energia da 10.000 metri o anche un po' meno di quota, sconvolgono l'equilibrio dell'universo. E i sostenitori del Kite Gain dicono che la fusione fredda è una balla e naturalmente rischia di trasformare la Terra in una goccia di ferro e magnesio fusi. Ecco, io so che Luigi Colacione, Gianni Colacione, è uno che mangia i bambini, ecco che cosa c'è qui dentro. Ora, il ponte sullo stretto di Messina si ha da fare, sì, no, ma si ha da fare con la Levi, con la levitazione magnetica, con la quale adesso che hanno fatto saltare il comune di Reggio Calabria per inquinamento mafioso, e sappiamo come a Palermo, così a Milano, c'era per la metropolitana sempre ogni appalto nelle sgrinfie di Cosa Nostra, e faccio presente che la capitale mondiale dell''ndrangheta è Pavia, grazie al ex sindaco Elio Veltri, Cornelio Veltri Codreanu, boss dell''ndrangheta, boss delle guardie di ferro, ex socio di Paolo Pili Gelliteri, così la mafia ha il suo capo supremo nella Svizzera e il mostro di Firenze e di Pisa, nonché il grande vecchio, si chiama Carla del Ponte. Ed è tutto dimostrato che lei ha orchestrato tutta l'attività della mafia anche in Italia, minimo negli ultimi 20 anni, per fare contenti i boss della mafia mondiale, Council on Foreign Relations, che è la cosca dei faraoni e fa di tutto per farsi credere la lobby ebraica. Il capo è tale Morgan, il pirata banchiere. L'attuale capo della dinastia Morgan è tale dottor Muhammad Al-Ahras, cardiologo nel Londonistan. Sua figlia è la bellissima Asma Al-Ahras Assad, moglie morganatica di Bashar Assad, presidente morganatico della Siria Assadanata. E la Carla del Ponte
Dracula presidente dell'Avis, è anche il capo del tribunale che deve giudicare i crimini in Siria. Ti ripeto, insomma, a me Totò Riina, consulente dell'antimafia, piacerebbe, ma presidente dell'antimafia no. Forse chissà, se io ho tradotto in italiano, no, la Marizzi, c'è questo libro Swiss Connection scritto dal giornalista svizzero Gian Trepp nel 96 e oggi è illuminante più che mai. Gian Trepp non si sa se è vivo o se è morto. In Svizzera è proibito il libro Swiss Connection. La Marizzi l'ha tradotto, l'abbiamo sistemato chiamandolo Ma la Svizzera connette, documenta tutto, da Andreotti in poi, tutto quello che hanno combinato insieme, cominciando dal settore farmaceutico con Poggiolini, De Lorenzo e al riciclaggio del denaro sporco attraverso la Svizzera e sempre con la Weiss Credit, che era la banca di Hitler, dove Hitler, Mussolini, Stalin e tutti i dittatori hanno continuato a nascondere i loro soldini onestamente guadagnati, tutta colpa degli ebrei, perché chissà perché quei soldi lì sono venuti soprattutto dalle tasche degli ebrei, chissà come mai. Vedi, ecco, è tutto documentato bene. Questo libro è stato tradotto, chi vuole me lo domandi, Franco Levi, tutto attaccato, @tiscali.it, è tutto documentato. Io so che noi lo abbiamo fatto sapere in giro che c'è, Gian Trepp non ha neanche detto no, non vi permetto, no, i diritti sono miei, no, sappiamo se è vivo o anche dall'aldilà. Gian Trepp è ben contento, così diventeremo ricchi col contrabbando, contrabbandando dall'Italia alla Svizzera. Il libro Verboten, scritto anche in italiano, perché la Marizzi, Maria Teresa d'Austria, ha insegnato letterature germaniche per vari anni anche a Venezia, a Ca' Foscari. Ecco, è tutto documentato, è documentato che se noi possiamo con la Levi, viva la Levi, la levitazione magnetica, fare il ponte di Messina senza le ferrovie, senza il TAV permette di collegare Vladivostok con Lisbona passando per la Val di Susa senza sbudellare montagne e campagne. Con la fusione fredda, col sequoia, Kaizen, col refluo petrolio che trasforma i rifiuti in idrocarburi senza inquinare, si può avere tanta energia. Ecco la Marizzi che sta scappando, pulita a buon prezzo, ed è possibile con la levitazione magnetica a 3 metri o 30 metri o 300 metri sopra a livello del suolo o sopra il mare, non soltanto fare tanto nelle città a 30 km all'ora quanto a 1000 km all'ora per collegare le varie città, quanto nei tubi a vuoto tipo posta pneumatica anche 6000 km all'ora, anche di più, Londra New York in meno di un'ora. Però quelli degli aeroplani non vogliono, quando per questo ridurrebbe non soltanto della metà e oltre il traffico aereo, rendendo ancora più facile l'uso degli aquiloni sequoia, ma questo consentirebbe di riportare a verde metà delle terre emerse che oggi sono cementificate, bitumate, strade, e non c'è più bisogno di fare nuovi aeroporti, no? Hanno deciso che vogliono un nuovo aeroporto a Siena, no? Hanno deciso quelli del Monte dei Paschi di Siena e le cooperative rosse, e insieme hanno salvata la decisione di non fare, quindi si farà la esiziale autostrada Livorno-Civitavecchia, e si potrebbero collegare meravigliosamente con la levitazione magnetica, esattamente come Salerno, Reggio Calabria e tutto il mondo sono collegabili, e sarebbe possibile riportare a verde Prati,
orti, boschi, foreste, metà delle terre emerse. Franco, se dura 45 minuti, solo mettiamo su... No, siamo ancora, siamo ancora nei 10 minuti. Franco, ascoltami, sinteticamente, su questo congresso cosa ne pensi? Questa, diciamo, tra virgolette, polemica su Radicali Italiani, tutta la galassia radicale, cosa pensi tu? Io penso che dobbiamo presentarci alle elezioni come Radicali Italiani, o come lista Pannella Bonino o come Rosa nel Pugno, però soli, nel senso di aperti a chiunque donde venga a candidare, però non in combutta né col PD né col PDL, e io spero che anche Antonio Di Pietro capisca come chi gli ha inquinata i DV, la camorra, la mafia e soprattutto la 'ndrangheta, grazie a Elio Veltri e ai suoi amici. Ecco, questi non sono molto diversi da Beppe Grillo, il quale giustamente ha detto: guai a chi ci chiamerà ancora i grillini, noi li dobbiamo chiamare i grilletti perché c'è da spararci. Grazie Franco. Interverrai rapidamente? Sì, per la mozione, emozione generale, emozione particolare, la trivoluzione, eccola qua, qui c'è il testo. Chi vuole mi mandi una email e glielo faremo avere. Franco Levi, @tiscoli.it. Tutto attaccato. Grazie Franco Levi. Ciao, grazie a te. Ciao, buon congresso. Ciao.